a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Doc Tiger ed oggi ragazzi siamo su un nuovo video aggiornamento per quanto riguarda Farming Simulator 2017. Allora ragazzi, come ben vedete hanno aggiunto molti molti mezzi. Infatti andiamo a vedere questi mezzi che hanno aggiunto perché già tempo non ne abbiamo. Allora, faccio vedere il video. Comunque questa qui ragazzi hanno aggiunto la New Holland con la barra per far cippato che ragazzi è una cosa molto molto realistica perché è molto anche facile far cippato perché uno ogni volta deve andare a prendere le cippatrici, deve andare a prendere i carri, deve andare a prendere quello, cioè secondo me, diciamo, anche questa qui è una cosa molto realistica. Comunque, andiamo a vedere le caratteristiche. Categoria Forage Harvester, 374.000 euro, 1.480 euro al giorno, 606 di cavalli, 40 km orari, 1.400 litri. E come vedete, crops sono insilato, cioè pula, cippato e l'altro non so cosa sia perché non lo vedo tanto. Vabbè, comunque, poi abbiamo la New Holland 130 FB, che è la sua barra piccolina, da 25.000 euro, da 60 euro al giorno. Operazione di lavoro 8 km orari e 2 metri. Poi hanno aggiunto anche il Massey Ferguson, vabbè, che ve l'ho già presentato negli scorsi video. Massey Ferguson 249.000 euro, 360 euro al giorno, 221-294 cavalli, 50 km orari, 630 di gasolio, cioè capacità del gasolio. Come potete vedere, si può modificare il motore, le ruote, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il Joskin Drakkar 8600. Nuovo che hanno aggiunto nelle scorse settimane, 59.000 euro, 35 euro al giorno, 47.000 litri e come vedete può trasportare tutte le colture. Poi altri mezzi che hanno aggiunto, vi lascio al video. Ecco ragazzi, come avete visto, ben visto, hanno aggiunto il MAN TGS 18.480 e poi il Gold Offer STZ VP3. Praticamente questo qui ragazzi è un trailer per quanto riguarda il trasporto dei mezzi pesanti che possiamo trasportare come hai visto la Tektron e altre. Possiamo portare anche l'Holmer che ora vi farò vedere dopo. Questo rimorchio, se non mi sbaglio, sarà quello di Construction Simulator 2015. L'hanno modificato, cioè il colore, qualcosina, però diciamo ragazzi, penso che sia lo stesso. Non voglio dire cavolate, però mi sono anche, diciamo, documentato, dovrebbe essere lo stesso. Quindi andiamo a vedere le caratteristiche. Allora, il MAN come categoria truck, se sì, vabbè, stavo dicendo 1 milione di euro, ok, 165.000 euro, 540 euro al giorno, 353 di cavalli, 80 massima potenza, cioè 80 km orari, 400.000, sì, 400.000 litri, ok.
400 litri di carburante, e poi possiamo modificare il colore, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il rimorchio della Gold Offer, categoria low load, 22.000 euro e 10 euro al giorno. Bene ragazzi, come vi ho detto prima, quel rimorchio può trasportare la Holmer Terra Felis 2 Eco. Questi ancora ragazzi lì dovrebbero aggiungere in questi giorni, però già nel sito ci sono, cioè già hanno aggiunto queste immagini. Allora, abbiamo l'Holmer Terra Felis 2 Eco, categoria Bit Everesting, 325.000 euro, che ragazzi è troppo, cioè bisogna lavorare per acquistare il pane, ecco, 1490 euro al giorno, 260 260 cavalli, 40 km all'ora, 1400 capacità del serbatoio, e come vedete può raccogliere solo barbabietole. Poi abbiamo finalmente ragazzi che hanno aggiunto anche il case Optum CVX, categoria trattore, 234.000 euro, 340 euro al giorno, 212-230 cavalli, 50 di 50 km orari, 630 capacità per quanto riguarda la benzina, serbatoio, ecco. Poi si può sempre modificare motore, ruote, eccetera, eccetera. Poi abbiamo, vabbè, il Joskin Trans Space 8000, categoria TIP, 35.000 euro, 15 euro al giorno, 31.000 litri di capacità, e come vedete può trasportare tutte le culture. Hanno aggiunto ragazzi altri nuovi mezzi, e ragazzi qua cioè in questo farming stanno aggiungendo molti mezzi che non sai quale acquistare. Allora, hanno aggiunto la cappello di, cioè, da 6 metri, la Diamant HS8, hanno aggiunto anche la pianta, il pianta alberi, non so se si può dire. Poi hanno aggiunto il DFM TG84 per quanto riguarda con questo attrezzo ragazzi potete prendere più facilmente gli alberi, diciamo, lunghi, corti, come volete. Comunque, poi hanno aggiunto anche un altro rimorchio della Fligl, che è questo qui, sempre potete anche portare trattori, mini trebbie, non so, rimorchi, eccetera, eccetera. Poi il Fisa 3, il Fisa 3 ceppi, e poi vabbè il Gold Offer, poi hanno aggiunto le Cream, questa è la semina patata, e questa qui è la Green, quella normale che c'era nel 15, che mi aspettavo, non so se mettessero altri, tipo non so, la roba, mi aspettavo che mettessero la roba, però vabbè, siamo sempre soddisfatti. Poi ragazzi hanno aggiunto altri nuovi mezzi per quanto riguarda la silvicoltura. Come detto prima, hanno aggiunto la chiamiamola pala, pala alberi, non so come la volete chiamare. Allora hanno aggiunto, non so parlare oggi ragazzi, hanno aggiunto anche dei posizionabili, che per quanto riguarda sempre il cippato, questo qui ragazzi è un riscaldamento del cippato della Eizomat, che questo qui è posizionabile, non so dove, non so come funziona, però sicuramente lì possiamo tipo scaricare il cippato che facciamo, e non so se poi te lo vende così, cioè bisogna sempre vedere. Poi hanno aggiunto due cippatrici, una che la potete portare in giro, che è la Jens BA725D, che questo qui ragazzi mi sono anche documentato, mettete i tronchi e poi sotto mettete il rimorchietto. E poi c'è quella posizionabile, che è la HE700STA. Poi hanno aggiunto anche la barra della Camper 9 metri, della Camper 390 Plus. Poi hanno aggiunto anche il Kramer HL30.8T. E hanno aggiunto anche la Growliner, quello da 21.000 litri che c'era nel 15, vabbè il MAN,
l'Agnol è quello che ho appena presentato, con tutte le user bar, con raccogli diciamo erba o paglia, la testata da mais, da insilato, da triticale e poi la trebbia. Poi hanno aggiunto anche la trebbia TC5.90 e con la sua apposita barra. Hanno aggiunto anche la Trotz Stelmash, la Cross 595 Plus, quella un po' più piccolina da 9000 litri, con le sue apposite barre da mais e frumento e altro tutto. Quindi. Poi, ragazzi, finalmente su Farming che si muove 2017 hanno aggiunto la rata. Mamma mia, ragazzi, lo aspettavo che aggiungessero questa cosa su Farming, perché ragazzi, almeno uno lavora così poi, cioè mentre lavora mette anche la musica, almeno così lavora più sale l'adrenalina, come me, che io ascolto sempre musica e quando ti entra, non dice mai più la musica. Quindi hanno aggiunto 4 nuove canali, categorie country, electro, pop e rock, con 15 canzoni ogni categoria. Poi qua ci sono i tasti 4, 5, 6, questo è per console, dovrebbe essere, poi c'è anche per PC, quindi sì, vabbè, comunque poi bisogna sempre vedere. E poi ragazzi, come ultima news che hanno aggiunto sempre in questi giorni è il Garage Trailer, che vi lascio al video. Bene ragazzi, come avete ben visto, hanno fatto loro diciamo un piccolo video che hanno aggiunto tutti questi nuovi mezzi che hanno messo nelle scorse settimane, tipo il Deutz, il Challenger e altre cose. E niente ragazzi, questo video può finire qui. Spero che vi sia piaciuto, come sempre ragazzi mettete un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi anche nella mia pagina, nella mia pagina Facebook. Sotto in descrizione ragazzi vi lascio il link di agrinico00, sul link della pagina. E niente ragazzi, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ciao!